all'uscita Shadow Dogs, la prossima curva ancora con Jens Toseland, e quindi con Troy Corser, no. E quindi Troy Bayliss, uno nella scia dell'altro, uno l'immagine dell'altro, uno la l'ombra dell'altro, si va, eccola qui la Shadow Dogs con Troy Bayliss che va ad inquadrare il posteriore di Troy Corser, cambia completamente traiettoria, si rinfila nella scia dei due che gli stanno davanti, si va alla liceo, all'esterno, poi introduce il traiettorio all'interno, si va alla chicane ed è Bayliss che salta Corser portandosi nuovamente in seconda posizione. Jens Toseland guadagna qualche metro grazie a questa operazione di Troy Bayliss, con Corser alle sue spalle, vanno alla curva grande, di nuovo in piega, piega nella curva successiva, è la parte opposta, ginocchio a terra e quello dentro, i tre sono ancora allineati in piena curva delle...
Joselan, Felix all'esterno, incredibile, non ci può stare invece. Joselan ritorna lì davanti incredulo dopo aver visto qualcosa di incredibile. Joselan al comando, Belis secondo, Corser terzo, sempre uno nella scena dell'altro e le posizioni che cambiano staccata dopo staccata, la 180 gradi ed è ancora lì all'esterno Belis che va a cercare l'attacco impossibile all'esterno e poi chiude bene Joselan. Time, a place, the words can make more sense of the world, the future wouldn't make it, so try it hard. Torniamo sulla gara, siamo nel 21esimo giro che si sta concludendo perché questa è la curva di ancora all'esterno Belis su Joselan, che incrocio di traiettoria, incrocio la linea, si mette dentro, sì, bravo, comando. C'è Corker e Joselan, eccolo qua, siamo alla 180 gradi, Mauro. I meccanici dovranno lavorare almeno un'ora per rimettere a posto gli adesivi, con tutte le volte che sono toccati gli sponsor sono stati tutti sconfitti. Siamo ormai alle ultime centinaia di metri del prossimo giro, guardate, ragazzi, come escono. Questo è spettacolo puro. In piedi per quello che ha fatto quest'uomo in questa gara. E il pubblico si sta veramente preparando i piedi qui nella zona del traguardo. Ora siamo alla Shadowdox, un paio di staccate e il trionfo per il nuovo campione del mondo, per la nuova campionessa del mondo, lui, Troy Belis, lei, la 999, la rossa di Mondo Pagliari.